Via Novelli Social Club questa sera con i nostri ospiti, i nostri ragazzi che saranno con noi, ma gli ospiti in particolare saranno Giacomo Agostini, campione di motociclismo, mito del motociclismo internazionale, oltre che commentatore attuale, e prima ancora invece direttamente, quasi direttamente, da Temptation Island avremo con noi Francesca Baroni tra poco dopo la sigla. Sunshine's bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Ooh. I woke up feeling great. Ooh. Today was made for me. Ooh. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Beautiful day, ma anche una beautiful night questa, perché iniziamo la settimana con il nostro social club di Via Novelli, in particolare aiutati dai ragazzi della terza A del liceo scientifico del Maiorana. E allora, prima di cominciare, cominceremo con i meme, le cose più spiritose, più simpatiche. Prima però presento i ragazzi che hanno preparato i meme, sono un po' i nostri autogol, diciamo. E sono Axel, grazie mille Axel, alza la mano, un applauso Axel. Poi abbiamo Riccardo, vai Riccardo! È giusto Riccardo, giusto? Giusto Riccardo. Poi abbiamo Michele, vai Michele! Loro sono gli autori, eh? Loro sono gli autori dei nostri meme, tra poco ne vedremo il primo. E poi però voglio ringraziare anche il nostro Daniele, che fa l'operatore. Grande Daniele! Houston, abbiamo un problema a Houston. Con le cuffie, Daniele non perde mai la concentrazione, non sorride mai, l'uomo che però è concentrato non può sorridere, ecco perché è grande Daniele, perché sapete che qua i ragazzi fanno tutto, non soltanto fanno gli ospiti, ma creano il programma, sono a coautori proprio del programma. Vediamo i meme che hanno scelto per questa prima serata, vediamolo insieme, quando ti congratuli con quelli della classe che ti inviano i compiti. Allora ci fermiamo, anzi no, torniamo qua subito con i nostri primi ospiti, non andate via, Social Club, Via Novelli, tra poco. Oggi nel nostro Social Club in Via Novelli è venuta a trovarci Francesca Baroni. Applausi. Grazie mille, anche un'altra Francesca che chiude la porta, grazie mille Francesca, Francesca grazie mille, applauso per Francesca. Il nostro produttore Paolo ha detto mi raccomando un bel applauso, ma non sapevano che tu comunque per le nostre ragazze eri già molto conosciuta, lo dimostra lei ad esempio, posso far vedere lei, Roberto mi segui, faccio Alice, arriva Francesca, ha fatto Temptation Island. Ehi, Alice, vedi, perciò non ha bisogno di presentazione. Ma io non sapevo che eri così famosa, vedi? Ho detto, vabbè, tanto, vai tranquilla. Invece sei diventata famosa dopo questo programma, giusto, Francesca? Però non voglio anticipare nulla, non ti voglio far tornare sull'isola lì. Okay. C'era un'isola? Sì, perché è Temptation Sardegna, Island. La Sardegna. Sono l'unico che non ha visto Temptation Island. Vabbè, in Sardegna però, anche due, tre, quattro. Io e Andrea, Andrea è l'unico maschio di questa classe, come me, non ha visto Temptation Island. Un applauso ad Andrea! Con questo conformismo. Tra poco parleremo anche di questo, non solo di questo, a noi ci interessano le persone, ecco perché al di là di tutti questi ambaradan che facciamo ci interessano le persone. Le nostre ragazze, il nostro ragazzo e le nostre ragazze hanno preparato una social card, cioè come appare Francesca Baroni attraverso i social, perché tu sei molto ovviamente come tutte le persone in questo periodo storico sui social, lo fai anche di lavoro, per il lavoro che vuoi fare. Ma come appari a loro? Come ti hanno visto? Lo vediamo insieme allora. Okay. Guardiamolo insieme. Vediamo la social card di Francesca. Lunghi capelli castani che le scendono fin sotto le spalle, occhi nocciola e un viso dolce.
Francesca Baroni, 23enne di Bergamo, è laureata in economia e marketing. Contemporaneamente agli studi, oltre a lavorare come animatrice nelle discoteche, lavora anche per un canale locale bergamasco, Sei la TV Bergamo. Le piacciono molto i tatuaggi, al momento ne possiede due, anche se nessuno rappresenta un pollo. Ama cucinare, infatti spesso posta foto non solo dei piatti che cucina lei, ma anche del sushi che adora mangiare. Si è messa in gioco partecipando insieme al suo compagno Ruben Invernizzi al reality Temptation Island. Alla fine di questo percorso i due sono usciti dal programma separati, ma dopo poco tempo l'amore ha trionfato ed è ora pronta a vivere il suo futuro top. Grazie. Ti sei ritrovata Francesca in queste immagini, in queste foto? Sì, abbastanza. Eri abbastanza tu. Bravi. Chi l'ha fatta la social card di Francesca? La, due, tre, complimenti. Avete trovato un po' poco materiale, immagino. C'era poche foto che fa Francesca. Non è una molto social. Francesca, quante ore passi al giorno? Ma poche? In realtà sì. Cioè, dovrei, l'agenzia mi dice, pubblica di più, perché dopo il programma ho voluto stare un po'. E invece lì bisogna cavalcare lunga. Esatto. Però mi stai dicendo, c'è un'agenzia alle spalle. Cioè, tu sei comunque, ti appoggia un'agenzia. Sì, dopo il programma sì. Ah, dopo il programma sì. Sì, prima per essere invece seguita, sì. Sì, come è successo? Come è nata questa cosa? Come hai fatto? Hai mandato un sms, hai partecipato a un provino? Come è nato? Il provino, ho mandato l'email, poi abbiamo fatto un provino telefonico e tre. Già, hai risposto al telefono, va bene, era già accettata su questo. Qualcuno, non era telemarketing. No, e tre provini a Roma, di cui l'ultimo con Maria De Filippi. E com'è Maria De Filippi dal vivo? Come la si vede in TV. Molto, cioè, equilibrata, una donna molto equilibrata, molto intelligente. Parla così profondo anche dal vivo. Sì. Ah, sì. Però si è trovata bene comunque su, perché è un po' come vincere alla lotteria per una ragazza della tua età, credo per loro, per Alice che ti guarda ancora così. Alice guarda i gatti, anche Francesca Baroni, questa è una grande, così, con quegli occhi qui. Ma penso che è un po' come vincere la lotteria, cioè uno dice voglio fare dello spettacolo, voglio che sia il mio mondo. Non è facile arrivarci, si è scelto comunque Donna De Filippi, che è una, diciamo, una talent scout, ha trovato tante persone. Eri emozionata quando hai parlato con loro? Te l'aspettavi? Non ci speravi? Ma non ci speravamo, però è andata così, e ovviamente è un'arma a doppio taglio, cioè degli aspetti positivi l'essere stati scelti, degli aspetti negativi. Parliamo di quelli negativi che mi interessano, perché i positivi li vedono tutti. Comunque vai in televisione, ti riconosco per strada, avrai un sacco di spasimanti in più di prima, sì, è vero, di solito, ma quel mondo lì è vario. Però ci sono anche gli aspetti negativi. Sì, perché ritrovarsi da essere persone completamente normali a essere riconosciuto ovunque vai, e comunque avere anche un peso, una maschera da sopportare, che è quella che gli altri ti hanno addossato guardando un professionale. Esatto. Quindi, cioè, ha degli aspetti sicuramente positivi, perché comunque è stata una bella esperienza, ma ha degli aspetti negativi per quanto riguarda l'ansia, piuttosto che la gestione di tutto questo, perché poi ci sono tre verità in circolo: la mia personale di Ruben, quella che è stata cercata di raccontare in quattro puntate nel programma, e la verità, l'ultima, è la libera interpretazione delle persone. Quindi la vastità chi saprà la verità? Noi non lo sappiamo. Chi cerca la verità, Sciascia diceva, lo dico a Mattia perché mi coglie in fallo quando sbaglio aggettivi e verbi, che la verità è la luna in un pozzo, tu cadi nel pozzo, quella è la verità. Cioè non si può mai sapere la verità vera in questo caso. Non lo sapevo, quello che ho detto, voglio stupire Mattia oggi, voglio dargli un segnale che c'è ancora della materia grigia qui dentro. Ma mi immagino anche tutta questa parte di odiatori che ci sono, gli haters, no? Sui social credo ci saranno quelli che ovviamente fanno i complimenti, ma tanti che invece insultano o comunque fanno dei commenti sarcastici. È facile gestire questa situazione oppure ti pesa o lo metti in conto? Allora, io devo dire che sono una ragazza molto fortunata, perché ho alle spalle una famiglia solida, un fidanzato che mi ama tanto. E che è quello della Temptation, è sempre lui. Sempre lui. Non so mai se è fiscio in realtà, parto tutti i piani, sempre lui. È sempre lui. Quindi diciamo che poi io non utilizzo più di tanto i social, al contrario di quello che potrebbe sembrare. Che potrebbe pensare l'uomo qualunque, cioè io. Invece no, non lo utilizzo tanto per lavoro, cioè potrei utilizzarlo di più ma non lo utilizzo tanto. Quindi mi ha toccato, ma relativamente. Però posso immaginare che ad altre persone, magari anche ragazzini di 11-12 anni che subiscono quello che ho subito io,
non è sicuramente piacevole. È un grosso problema, secondo me, quello del cyberbullismo. E tu non hai comunque mai risposto a queste persone, oppure a volte hai cercato di interagire dicendo, ma insomma, chi ti credi di essere, perché mi dici questa cosa, oppure mai? Qualche volta rispondo a qualche commento, però poi sono stata in giro per l'Italia quasi tutta estate, quindi non ho dato... E invece dal vero, perché si parla sempre di questi due piani che ci sono, i social sono una, come se fosse un mondo a parte, perciò ti scrivo di tutto, ah ma chi sei? Nascosti dietro, no? Quelli che dicono i leoni da tastiera o da touchscreen. Invece poi dal vivo invece chi hai incontrato in giro per l'Italia? Che tipo di gente? Tutta gente affettuosa così, sì. Oppure qualcuno ha detto ma che cavolo avete fatto? No, dal vivo non so perché, ma nessuno mi ha mai detto, anzi magari i primi che ti insultano poi ti chiedono la foto insieme, quindi certo poi ci sono magari quelle persone che ti fermano e magari stanno lì a farti la raccomandazione, loro punto di vista. Ma nessuno ha mai sbagliato, ti ha chiamato con un altro nome? No, non so, magari c'è... No, Filippa, no. Di che tempo che fa? Guarda, no, no, perché t'hanno visto, no, no mai. No, perciò, no. Perché a volte capita di sbagliare personaggio famoso e ti riconoscono ancora adesso in giro, ti accorgi? Sì. Come succede? Ti guardano qualcuno, quella lì, oppure ti vengono proprio a dare, oh scusami. I più coraggiosi vengono, gli altri magari poi di donne. Più donne, questa solidarietà femminile fa piacere, qui siamo un istituto Betty and Beverly di presenza, a parte Andrea, che io stimo che... Per la maggior parte femminile, fatemi un bel applauso tra di voi per scaldare l'atmosfera. Hai detto prima, hai parlato della tua famiglia, parlaci un po' della tua famiglia, dei tuoi genitori, che anche in questo caso credo che siano anche loro messi in un vortice, no? Sì. Come hanno reagito, cosa ti hanno detto? C'è qualcuno di loro che ti ha spronato, qualcuno che ha detto sei sicura Francesca di quello che fai, forse è meglio... che fai altro? Allora, i miei genitori sono persone molto riservate, quindi sicuramente quando gli ho detto che avrei partecipato hanno un po' arricciato il naso, nel senso che... fanno i tuoi genitori? I miei genitori sono persone molto riservate, che sicuramente hanno un po' arricciato il naso quando gli ho detto che avrei partecipato a un programma su Canale 5. Arricciato il naso, non si sono però arrabbiate? No, perché... Non ti parlo più, Francesca, no. No, perché pur essendo due persone riservate, sono due persone estremamente intelligenti che hanno sempre rispettato le mie scelte. Tu sei figlia unica, i fratelli... Ho una sorella più grande. Più grande di te. Più grande. Sì. Lei invece era tutta entusiasta. La salutiamo. Che la sorellina, sì. Salutiamola, ciao. Ciao amici, Michela. Michela. Lei invece era contenta. Lei sì, era tutta entusiasta che la sua sorellina... Perciò i tuoi genitori cosa fanno di lavoro? Mio padre è responsabile per un'azienda, mentre mia mamma lavora in una mensa aziendale, nella stessa tra l'altro. Ma nella stessa azienda, perciò anche lì la reputazione loro, dica caspita, sì, non farci... colleghi di lavoro, quindi... E cosa, tornavano a casa ogni tanto e ti dicevano, ma Francesca, ma cavolo, sta succedendo là? No, perché io durante la registrazione non avevo il telefono, non sapevo che giorno era, che ora era e non avevo il telefono. E come in prigione? Una prigione vista mare. Ma com'era il tempo? Invece anche in quel caso c'è il dentro le quinte, non il dietro le quinte. Ma com'era? È un bello ambiente, dall'altro pure non so, si fanno come l'animazione dei villaggi, mi viene in mente. Che, oh, che bello, fa l'animatore, poi là lavora 16 ore al giorno, non dormono quasi mai. Sì, c'è l'aspetto ludico del gioco, ma c'è anche la fatica. Lì com'era? Si faceva fatica oppure era come stare in vacanza sul serio? C'erano telecamere ovunque, tu eri dentro un piccolo villaggio, cambio batteria del microfono ogni ora, come noi, telecamere giorno ovunque, notte. Sei, ne abbiamo noi, oggi sei, andiamo a sei telecamere con i pistoni, caspita. Lì ce n'era di più, cioè, aprivi un cassetto, c'era una telecamera che spuntava. Ovunque. Perciò un po'... Tranne in bagno. Il bagno non c'era, potevi rilassarti. Cioè c'era, ma non nella parte... Proprio quella vicino. Più... Perciò potevi rilassarti lì. Esatto. Meno male, ero già rassicurato, ero già da questo aspetto. E Francesca, invece, cosa vorrei fare? Ho visto poi che sei laureata in marketing, giusto? Perciò, diciamo, non hai abbandonato gli studi. Però è un sogno, qual è il tuo sogno? Cosa vorresti fare? Allora, io mi sono laureata in realtà in economia, marketing e comunicazione. Ah, vedi che già ho messo E adesso messo vorrei... Due, sì, beh, ormai ci sono talmente tante facoltà con tante che sfaccettature. È lunga, economia, marketing e comunicazione è anche questo indirizzo che poi non posso dirti perché... Perciò adesso no. Però certo. Economia, marketing e comunicazione. Esatto. E adesso sono... Poi a marzo mi sono laureata, a giugno sono subito partita e ho passato poi l'estate... Quindi ora sono indecisa se fare una specialistica... o un master. Nel primo caso potrei conseguire una laurea vera e propria, nel secondo però è più concreto, mi potrebbe già mettere nel mondo del lavoro e vorrei specializzarmi proprio in comunicazione televisiva. Televisiva. Esatto. Casualmente. Dove casualmente. Sei? In televisione. Casualmente. Se vuoi venire qui non è un problema. Ma Francesca ti chiedo,
Non hai magari qualche rimpianto? Cioè, io potevo fare questa cosa, non l'ho fatta, lì magari su, in questa circostanza. Oppure, non so, mentre anche tante persone come te vivono questo momento di grande popolarità, poi però questo faro si spegne, certo. Perciò rimani una delle tante. Certo. Capita, credo, al 95% delle persone che frequenta i reality, che partecipa ai reality. Ed è per questo che vogliamo mettere delle basi solide per il nostro futuro, io e Ruben, non fermarci o accontentarci di questa popolarità. Però parli sempre in coppia, perché non c'è una persona singola. Io pensavo c'è Francesca e Bruno, tutte e due. Vabbè. Lui cosa fa? Lui fa l'impiegato, ha mantenuto sempre il suo lavoro in una ditta di caschi. Di caschi, però comunque da come ne parli mi sembra che decidete insieme le cose. Sì, siamo una coppia da circa 3 anni, quindi sono adesso... Però sai perché non chiedo? Dico Alice, perché Alice dice, ma perché Giorgio magari non gli chiede delle cose? Loro hanno un contratto di, diciamo, riservatezza, giusto? Si firmano di solito queste cose, capita anche da voi? Di solito per il Grande Fratello, sì. Perciò non possono dire più cose. Però se magari vai là, magari te le dice qualcuna, poi nell'avanti bagno che abbiamo noi, dopo Alice. Allora, abbiamo, chi ci spiega? Io, Rossella. Tu. Allora abbiamo preparato... Chiami? Rossella. Vai Rossella, spiega Francesca. Allora, abbiamo preparato un gioco su dei brand, sui loghi, quindi ti mostreremo appunto dei loghi un po' camuffati e tu dovrai indovinarli. Okay. Camuffati? Sì, un po' nascosti, un po' sorpresa, cancellati magari. Sì. Poi però se vuole, se non capisce al primo colpo, c'è qualche lei può indizio. Chiedere a voi un aiutino? Sì, certo. Che brutta parola è un aiutino, una roba proprio... Va bene, proviamo. Ho già paura. Hai già paura? Stai tranquilla, non succede niente peggio di quello che ti è successo sull'isola. Ma... non succederà. Quello dico sicuro. Così, quello che è successo. Come è successo, così ignorante? Non ho mai visto Temptation Island. Te, Paola, l'hai vista Temptation Island? Tutto. No, niente. Tutto. Paola? No, Paola? No. No, lei guarda solo Winnie the Pooh, le cose un po' sporche. Byron? Quindi sì. Ah, perché è un programma femminile, tante donne guardavano, le donne. No, ma quest'estate pure tanti uomini. Anche tanti, guarda come Francesca, tanti uomini, che poi non diciamo gli uomini, che ti capita Francesca. Vediamolo insieme, proviamo allora questo gioco con degli aiutini. Ok. Se hai bisogno, se invece vai tranquilla, proviamo. Natural Moio. Natural Moio, vai. Perle ai porci, proprio così. Grande, complimenti. L'ho anche sponsorizzato. Cosa fanno? Hai sponsorizzato? L'ho dovuto sponsorizzare. Sì, fanno delle diet cups, quindi delle cose dietetiche. Già mi hai detto prima cosa. Cosa fanno? Fanno delle diet cups. Cosa saranno? Cosa faccio? Delle capsule dietetiche. Ah, dietetiche. Naturali. Che però devi somministrare via orale. Esatto. No? Paolo, sto dicendo delle cose che è meglio che tu non ascolti. Meno male, va bene. Meglio, questo poi possiamo anche... Via orale, sicuro. Poi... Ma perché proprio il pollo, scusa? Ah, è Aia! Aia! Ma perché proprio il pollo, Raffaele? Qui c'è un retro pensiero, penso, io non capisco perché proprio il pollo. Sì, per appunto la battuta del perché? Pollo... No, per durante le riprese di Temptation Island, sì, appunto, che magari lei aveva detto questa frase, non voglio essere la polla, che sta con il pollo, però la prendiamo sul ridere. La prendiamo sul ridere, esatto. Adesso ho capito anch'io, un applauso a Giorgio. È un meme. Quando Giorgio capisce. Bene, pollo, poi terza cosa. Gli orologi, Daniel Wellington. Tutte le sa, ma che bravura è questa. Però siete stati carini, perché sono tutti brand che ho sponsorizzato, quindi... Ci sono stati ospiti via piangendo, li abbiamo messi in crisi, tu invece con delle cose difficilissime. L'abbiamo vediamo scelte apposta, sono stati bravi. Bravi, bravi, Rossella, Alice, si vede che erano tue fan, mannaggia. Dobbiamo mettere due cattivi, io e Andrea, potevamo fare due... Andrea ci ha tenuto... No, Andrea è un buono, si vede subito. Ultime tre. Non c'è neanche bisogno di questo, ho capito anch'io. È la famosa. Manca una palma e poi Temptation Island. Temptation Island c'è, e perciò eccola qui la palma. Cioè, proprio così, siete proni, i nuovi potenti di turno. Ultime due, l'ultima. Questa per te, Giorgio, questa è per te invece, perché un po' per questa invece per te. Cioè, e per me, se fai io giustamente, te. Un po' per uno. Vediamola. E questa cos'è? È per me. Questo è il setai. Ma
che per me è come Temptation Island, insomma, dato. Però è la frase di Paolo e suo amico Sam Fai Setai, che pare che a Bergamo si dice così, si usa, si usa. Fai Setai. Esatto. Io sono più però per Bergamo Nazione, Reduna Capitale, che è un altro motto, però non c'è ancora il logo, ma è una chicca. Ultimo, vediamo questo ultimo. Michael Kors. Michael Kors. Sì. Grazie Francesca, grazie, complimenti, davvero ti aspettiamo. Complimenti a Raffaella e Alice che hanno fatto questo gioco veramente azzerbinato per favorirti. Grazie davvero, grazie Francesca, a voi, un applauso. Grazie.